Buon pomeriggio a tutti, iniziamo la lezione di oggi, ovviamente da dove ci siamo lasciati stamattina, ovvero stamattina avremo come ultimo lucido questo punto in cui c'era una sorta di quadro sinottico delle possibili trasformazioni microstrutturali che erano ottenibili da un qualunque acciaio, per esempio il protetto idrico, a seguito di differenti trattamenti termici. Abbiamo sottolineato il fatto che al variare del trattamento termico che veniva imposto ottenevamo una differente microstruttura e quindi un differente comportamento meccanico macroscopico. Identica composizione chimica coincideva con comportamenti meccanici anche notevolmente differenti. Detto questo, ovviamente non abbiamo terminato, è chiaro che quello che abbiamo fatto è stata una sorta di grossa panoramica dei trattamenti termici, cercando di dargli anche una organizzazione sistemica, ma in realtà non è affatto esaustiva. Voi quando andrete appunto a lavorare con quello che vi ho raccontato in questo corso non avete sufficienti strumenti per poter interpretare qualunque trattamento termico, però vi ho dato alcuni fondamenti per poter comunque approcciare il problema appunto di un trattamento termico su un pezzo, su un organo meccanico, su un manufatto. È chiaro però che quello che abbiamo appena raccontato considera il manufatto nella sua interezza. Mi spiego meglio, ogni volta l'abbiamo sempre detto, prendiamo il pezzo, lo portiamo in un forno, permaniamo un certo periodo di tempo a una certa temperatura, poi raffreddiamo a velocità di raffreddamento differenziale. Sostanzialmente poi abbiamo giocato molto sulle temperature di permanenza, sulle sequenze termiche e sulle velocità di raffreddamento. Tutto questo per portare l'intero pezzo ad avere certe caratteristiche nella sua interezza. Anzi, abbiamo pure visto il caso stamattina in particolare in cui le dimensioni del pezzo, la sua particolare morfologia, ovvero la sua particolare forma, poteva comportare una storia termica differenziata eccessiva fra cuore e superficie e quindi, per esempio, nel caso di tempra, la possibile rottura del pezzo in maniera assolutamente inaccettabile. Avevamo il problema appunto che l'attraversamento dell'intervallo M con S e M con F potesse essere appunto cagione di una rottura che si poteva innescare sulla superficie e poi propagava all'interno tranquillamente senza trovare resistenza in pezzi massivi, cioè pezzi che avevano parecchio volume con poca superficie di scambio. In realtà molto spesso ci troviamo ad avere a che fare con manufatti, organi meccanici, oggetti che invece per le particolari e peculiari condizioni di utilizzo hanno bisogno di un gradiente di proprietà meccaniche con grosse differenziazioni, con differenziazioni che possono anche essere anche piuttosto importanti fra la superficie del pezzo e l'interno del pezzo stesso. Molto spesso ci troviamo per esempio ad avere a che fare con oggetti che per esempio sono posti a contatto con altri organi meccanici, che hanno subito in mente le ruote dentate, che sono oggetti che sono soggetti a un contatto reciproco con situazioni di rotolamento e contatto con usura possibile tra le due parti, e voi sapete già che nel caso dell'usura il pezzo per avere un'usura ridotta deve avere una notevole durezza, ma voi sapete già che notevole durezza implica automaticamente un oggetto caratterizzato da una notevole fragilità, e nel caso per esempio sempre di ruote dentate l'incastro fra i vari denti comporta delle sollecitazioni sull'intero dente che invece desidererebbero una notevole tenacità, cioè voi avete un organo meccanico, appunto la ruota dentata, che richiede contemporaneamente un'elevata durezza ma anche un'elevata tenacità. Noi abbiamo detto che esistono dei materiali, degli acciai, delle leghe ferrose che hanno queste caratteristiche ma sono molto costose, non possono essere usate per tutte quante le applicazioni, ma poi appunto c'è un problema di costo molto molto importante. Per ovviare a questo abbiamo appunto disponibili alcuni trattamenti superficiali, che poi vedremo potranno essere trattamenti meccanici oppure trattamenti termochimici di diffusione, in cui noi riusciamo a ottenere una superficie con certe caratteristiche meccaniche e un cuore con altre caratteristiche meccaniche. In particolare vediamo che questo risultato può essere ottenuto modificando la superficie mediante trattamento termico localizzato, modificando la superficie mediante trattamento termochimico di diffusione, oppure modificando la superficie per diffusione con a seguito un trattamento termico. Come vedete sono tre modalità abbastanza differenti. La prima sostanzialmente abbiamo, è il caso ad esempio della tempra superficiale. Se noi abbiamo un oggetto, per esempio un cilindro, abbiamo qui per esempio un cannello ossacetilenico, un sistemino motorizzato, e qui ci sta un getto d'acqua, questo è H2O e questo è il calore. Se noi spostiamo questo oggetto verso l'alto e movimentiamo il tutto abbastanza rapidamente, noi riusciamo a riscaldare uno strato, quanto spesso dipende dalle velocità che applichiamo,
che va solo per un certo intorno al di sopra dell'AC con 3, raffreddiamo rapidamente e riusciamo a indurre una tempra solo sullo strato superficiale. Il cuore, notate bene, non diventa neanche austenitico, perché non gli diamo abbastanza tempo per far penetrare il calore all'interno del nostro pezzo, perché raffreddiamo immediatamente al passaggio. Le configurazioni sono innumerevoli, io qui vi ho fatto uno schema stupidissimo, in realtà le configurazioni possono essere più strane, dipende molto anche dalla forma dell'oggetto. Ma sostanzialmente nel caso della tempra superficiale la procedura è estremamente semplice. Si austenitizza il pezzo mediante una fornitura di calore, qualunque essa sia, localizzata, scegliendo e progettando bene le velocità di spostamento delle sorgenti di calore e movimentando in maniera opportuna anche il sistema di raffreddamento, riusciamo a riscaldare sopra C con 3 uno spessore, a questo punto a dare spesso quanto vogliamo, perché se lo vogliamo molto molto spesso basta spostare la sorgente molto molto lentamente, ma è chiaro, non è quello che vogliamo, perché se vogliamo un intero pezzo austenitico non facciamo questa procedura, lo mettiamo in forno e lo portiamo in fase austenitica in forno, e raffreddiamo localmente in modo tale che il pezzo tempri superficialmente in maniera assolutamente molto 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 veloce, quindi senza grosse difficoltà. Vediamo qui per esempio alcuni casi, qui abbiamo un paio di animazioni, per esempio abbiamo questa animazione qui e quest'altra sotto, possiamo avere vediate serie di induzione eccetera eccetera. Non abbiamo necessità di avere acciai ad elevato tenore di carbonio, quindi acciai che abbiano un'enorme temperabilità, perché noi non vogliamo una temperabilità elevata in questo caso, noi abbiamo voglia che il nostro pezzo sia temprato solo sulla superficie. Abbiamo le sorgenti di calore che possono essere laser, quella che vedete lì sotto, qui abbiamo un sistema di induzione, fra un po' vedrete che si diventa tutto rosso e si raffredda. E sostanzialmente dobbiamo controllare zolfo, fosforo, che sono elementi sempre negativi, vedremo che zolfo e fosforo devono sempre essere al di sotto di certe grandezze, perché altrimenti inducono fragilità al nostro pezzo, nickel, molibdeno e rame, perché appunto dobbiamo evitare che ci sia un'elevata temperabilità, che noi non vogliamo in questo caso, perché il nostro pezzo deve essere temperato solo superficialmente e un'elevata temperabilità indurrebbe il pezzo a temperarsi tutto la sua sezione, e non è quello che vogliamo, perché vorremmo da questa procedura un pezzo temprato, anzi molto spesso lo vogliamo bonificato esteriormente, e vogliamo il pezzo che sia invece spesso lo vogliamo temprato superficialmente e lo vogliamo invece interiormente che non abbia subito questo trattamento termico, bisogna vedere cosa vogliamo all'interno insomma del pezzo stesso. Vediamo per esempio in questo caso, notate qua, se noi facciamo questa sezione e osserviamo l'andamento della temperatura nel nostro oggetto, vediamo che solo una parte superficiale durante il riscaldamento ha superato AC con 3, un pezzettino, questo è un po' antipatico perché in effetti le strutture miste, se non sono controllate, sono particolarmente sgradite, è rimasto per un po' di tempo in una zona compresa fra 3 con 1 e A con 1, a 3 scusate e A con 1, il che vuol dire che questa zona qui ha una, a termine della tempra avrà una struttura in parte martensitica, in parte chiaritoperlitica, non è particolarmente gradevole, però diciamo che è una zona molto ristretta e può anche andare bene, e poi una parte sotto che ha subito un trattamento, un riscaldamento a temperatura più bassa, a temperatura di trasformazione, e il pezzo sarà disteso, tenderà anche il temperatura che siamo andati a finire insomma. Vediamo che in questo caso si riesce a ottenere una struttura completamente martensitica su spessori dell'ordine del millimetro, in modo tale quindi da avere uno strato superficiale duro, ma la massa del nostro oggetto che rimane tenace, che ha un'elevata resistenza alla propagazione della cricca. In realtà, oltre ai trattamenti termici superficiali, vi ripeto, di geometrie, di modalità per effettuare queste tempre superficiali, ne troverete un'infinità, praticamente ne esiste una customizzata per ogni oggetto che andate a temprare superficialmente, quindi è inutile fare qua l'aspetto tecnologico, l'importante è capire che nella tempra superficiale voi puntate a austenitizzare solo uno spessore limitato del vostro oggetto. Ricordatevi che qui non avete problemi di dilatazioni, perché voi sapete già che state temprando solo la superficie e quindi è solo quella soggetta all'espansione dovuta alla trasformazione austenite martensite, e quindi problemi di tensioni interne indotte dalla trasformazione austenite metastabile e martensite non ne avete, per cui andate abbastanza tranquillamente. Potete avere altri problemi di ossidazione e compagnia bella, ma quello non ce l'avete.
Abbiamo anche altri trattamenti superficiali che inducono un indurimento, ma diciamo che li abbiamo anche già richiamati, li ricordiamo un'altra volta solo perché appunto possono essere utili da ricordare. Sono trattamenti per esempio di pallinatura, sabbiatura, tutti quei trattamenti meccanici in cui c'è una deformazione plastica indotta solo sullo strato superficiale, ma lì l'indurimento non è dovuto a una trasformazione allotropica, è dovuto all'incremento di densità di dislocazioni che localmente facciamo. Non è esattamente corretto quello che vi sto dicendo. Come scopriremo più avanti, in realtà esistono delle leghe ferrose che possono avere trasformazioni allotropiche non basate su modifiche di temperatura, ma basate su deformazioni. È il caso, ad esempio, nel caso delle leghe non ferrose, delle leghe a base di titanio e di nickel, di alcune leghe a base di titanio e di nickel, delle cosiddette leghe a memoria di forma, in cui la trasformazione martensitica non è indotta da un raffreddamento rapido, ma è indotta da una deformazione locale molto molto spinta. È uno dei pochissimi casi in metallurgia dove diviene importante come parametro fisico anche la pressione oltre alla temperatura. Abbiamo detto che ci stava un caso o due in cui dovevamo ricordare anche la pressione, ma qui ve lo dico, ma vi ripeto, questo corso è un corso al 95% di metallurgia ferrosa e quindi metallurgia meccanica ferrosa, per cui diciamo, vi dico solo che esiste, ma non entriamo troppo nel dettaglio del come funziona questo meccanismo. Certamente molto importanti sono i cosiddetti trattamenti termochimici di diffusione. In questo corso vedremo abbastanza nel dettaglio quello che appunto riguarda la diffusività e la diffusione del carbonio e dell'azoto, ma sappiate che di trattamenti in cui si tende a far diffondere per uno spessore più o meno ampio, dipende dalle condizioni che stiamo applicando, vari elementi chimici, ce ne sono veramente un decine e decine. Però ci focalizziamo su questi, tanto le problematiche che andremo ad affrontare sono sostanzialmente poi sempre le stesse. Scusate, sulla parte ho detto prima, c'è qualche domanda? Sulla tempra superficiale, io tendo ad andare abbastanza velocemente, ma se c'è qualche dubbio o domanda, uscite dalla fase di pennica pomeridiana. Ma la tempra superficiale può essere eseguita solo una parte locale del pezzo o su tutto il pezzo? Può essere anche fatta su tutta la periferia. Possono esserci dei casi in cui lei preferisce solamente le zone di particolari, non l'intero pezzo. Anche lì va progettata però, perché comunque non è una cosa completamente indolore per il materiale. Lei comunque fa subire un ciclo termico localizzato e nel caso in cui non sia uniforme su tutto quanto, nel caso precedente per esempio, qui c'ha, per esempio in questo caso qua, c'ha un'intera sezione che viene interessata dalla corrente a induzione, poi è chiaro che sopra C3 ci va solamente una corona circolare. Se non fa questo sull'intera periferia rischia di avere delle adazioni differenziate e può avere il pezzo probabilmente si piega, insomma, per cui può avere, deve studiarsela bene, insomma, non è male, però nulla osta che possa fare trattamenti termici localizzati solo in alcune parti del pezzo e non in altre, però devi anche considerare il problema di deformazione di radazioni sia durante il trattamento termico, attenzione, anche durante la trasformazione martensitica, perché vi ho detto, questo non dà nessun problema nel caso di una situazione con una simmetria assiale, ma nel caso in cui la simmetria assiale non sia più rispettata, per esempio si chiederà il pezzo in una parte più dilatata che sta dilatato e una parte non dilatata meno, insomma, perché l'aumento di volume specifico non è trascurabile, è piuttosto importante, insomma, per cui è abbastanza evidente. Benissimo, trattamenti termochimici di diffusione. Il primo fra tutti andiamo a considerare è la cementazione. Non vi fate fuorviare dal termine. La cementazione è un trattamento termochimico di diffusione in cui l'acciaio viene arricchito superficialmente in carbonio. Quindi l'elemento chimico che diffonde, tant'è che in alcune lingue, in inglese per esempio, è carburazione, in realtà il termine per cementazione, carburization, non è, se non ricordo male, comunque carburazione, insomma. Tipicamente il processo viene fatto sopra C3, tipicamente fra 900 e 1000 gradi, ma attenzione, non si eccede molto sopra C3, perché? Ma per un motivo molto semplice, non vogliamo che il pezzo ingrossi eccessivamente il grano, perché se noi siamo troppo sopra C3 andiamo a finire in una zona assolutamente pericolosa dal punto di vista dell'ingrossamento del grano. La cementazione può essere distinta in tre tipologie principali, anche se poi i processi tecnologici sono veramente decine e decine, quindi in realtà qui stiamo parlando veramente di principi relativi ai meccanismi di cementazione, ma in effetti ne abbiamo un'infinità di modalità industriali per eseguire la cementazione.
E poi molto spesso a livello industriale non si farà la cimentazione pure semplice, ma potremo far diffondere contemporaneamente carbonio e altri elementi, per esempio l'azoto, come abbiamo parlato, quindi parliamo per esempio di carbonicurazione, nitrocarburazione e compagnia bella. Qui stiamo vedendo alcuni principi fondamentali che poi funzionano tranquillamente anche negli altri casi. L'acciaio cementato non è che è duro solo perché viene cementato, cioè l'aggiunta di carbonio, sicuramente vi ricordate, aumentare il tonno di carbonio in acciaio era il mezzo più semplice che avevamo per aumentare su R con M e R con S, perché praticamente a livello di diagramma di fase voi immaginate che spostandovi da un ipodettoidico molto ipo e verso lo dettoide, voi aumentando il carbonio aumentavate la frazione volumetrica di perlite, e aumentando la frazione volumetrica di perlite è il modo più semplice per avere un R con S più elevato. Ma non è sufficiente, noi in realtà l'indurimento elevato, vedete qua 700-900 Vickers, che è un bel valore Vickers, non è poco, se ricordate quei valori che abbiamo visto precedentemente, 200, 300, 400, qui stiamo parlando di 700-900 Vickers, è un valore molto elevato, lo ottenete perché a valle del processo di cementazione appunto, effettuerete sempre, e quando dico sempre deve essere fatto, perché se non è fatto il pezzo non è duro, un trattamento di tempra che potrà essere, qui c'è il termine, diretto o differito, o immediato o differita, cioè fatta direttamente dal bagno di cementazione, dalle condizioni di cementazione, oppure può essere fatto successivamente, cioè non è che dovete per forza fare il trattamento termico finale immediatamente, però dovete farlo, questo è fondamentale. Lo spessore dello strato cementato è dell'ordine del millimetro. Anche lì, perché specifico questo? Perché mi è successo, quindi è un caso di vita vissuta, insomma, un'azienda che produceva delle ruote dentate per utilizzo automobilistico. Nel tempo, negli anni, queste ruote dentate, grazie a parlare di progettazione più o meno evoluti, sono andate via via sempre più assottigliandosi. A un certo punto queste ruote dentate si rompevano con una certa sistematicità, i denti saltavano. Mi hanno interpellato per non avere un consiglio da parte mia, e queste ruote dentate hanno dello spessore di circa un paio di millimetri, non di più. Gli ho chiesto, la prima domanda che dovete fare, innanzitutto che acciaio è, la seconda, qual è il trattamento a questo sottoposto, ed erano cementate. Ora capite bene che su un paio di millimetri cementate avevate praticamente, se non era l'intera sezione cementata, poco ci mancava. Per cui questi, cosa è successo? Negli anni hanno diminuito la sezione della ruota dentata e hanno lasciato però il trattamento termico tradizionale, perché per far cambiare qualcosa in un'azienda piuttosto grossa è tutto molto complicato. Alla fine succedeva che il pezzo era come se fosse fatto, non dico in ghisa, ma poco ci mancava, insomma, e quindi assolutamente era inaccettabile da ogni punto di vista. Infatti hanno una sequenza di rotture molto molto spinte. Tipo dicevo, tipicamente la cementazione può essere distinta in solida, liquida o gassosa a seconda dell'ambiente nel quale voi svolgete il processo di cementazione. Cementazione solida. Beh, diciamo subito una cosa, chi è l'acciaio che andate a cementare? Fra un poco vedremo un po' di indicazioni relative alla composizione chimica, non potete cementare qualunque cosa. Esistono alcuni acciai che non possono essere cementati proprio per le loro caratteristiche compositive. A prescindere però, diciamo che la primissima indicazione che vi vincola a livello di appunto composizione chimica è il fatto che debba avere un basso tenore di carbonio. Tipicamente l'acciaio da cementazione deve avere un tenore di carbonio sotto lo 0,2%. Non al di sopra, perché sennò altrimenti non può assolutamente essere cementabile. Nel caso della cementazione solida o in cassetta, banalmente c'è una cassetta. 0,2%. Prego? 0,2%. 0,2. Non chiede al collega, lui non lo sa. Manina? D'accordo? Chi si è bloccato? Agitatevi, ditemi qualche cosa. Qualcuno si è fermato prima della riunione e proseguire se non è chiaro. Tutto chiaro? Si pone l'acciaio all'interno di cassette che possono essere o in ghisa e sostanzialmente sono poi usa e getta, oppure in acciaio legato che possono essere riutilizzate più volte. Questo oggetto, che vi ripeto deve avere un tenore di carbonio abbastanza basso, 0,2 non è un valore bassissimo, attenzione, perché noi abbiamo acciai che vanno tranquillamente sotto lo 0,02, 0,01, anche più in basso, quindi non stiamo parlando di acciaio extra dolce, stiamo parlando di acciaio a basso carbonio, ma non è nulla di particolarmente specifico, insomma 0,2% è un valore normalissimo per un acciaio al carbonio, insomma.
lo mettiamo insieme con una miscela di carbone di legna, carbonato di bario e carbonato di sodio. Il carbonato di bario e il carbonato di sodio hanno lo stesso identico ruolo, per cui lì io vi metto la sequenza, la reazione chimica relativa al carbonato di bario, ma immaginate, il carbonato di sodio è NaCO3 e subisce la stessa trasformazione. Questa poltiglia, questo miscuglio portato ad alta temperatura, tipicamente appunto vi dicevo 900-950 gradi in questo caso, subisce una serie di trasformazioni. La prima la vedete scritta lì, BaCO3, che vi scrivo qui, CO3, che dà BaO più, più CO2, scusate, più CO2. Qui attenzione che la reazione di Baudoin, questa l'abbiamo già vista, ha una certa importanza e va in una direzione differente a seconda di che punto della nostra poltiglia, del nostro miscuglio, della nostra miscela stiamo considerando. Lontano dal pezzo noi abbiamo il carbonio che reagisce con la CO2, C più CO2, che ci dà 2CO. Questo è quello che avviene lontano dal nostro pezzo, ma alla temperatura di cimentazione, cioè la reazione di Baudoin a 900-950 gradi è completamente spostata verso destra, nel senso di C, il carbonio che abbiamo messo dentro come carbone di legna, più il CO2 che proviene dalla decomposizione del carbonato di bario e del carbonato di sodio, che ci dà 2CO, 2 moli di CO. Non dovete bilanciare, perché ho già dato il bilanciato, non mi spaventate. D'accordo? Benissimo, tutto questo è vero dappertutto fuorché a ridosso del nostro pezzo. Perché? Perché a ridosso del nostro pezzo noi abbiamo un oggetto che ha un tenore di carbonio basso, ed è il motivo per cui dobbiamo tenerlo basso, il tenore di carbonio. Un tenore di carbonio basso ci catalizza lo spostamento della reazione di Baudoin nella direzione 2CO, che ci dà C più CO2. Questa funziona a ridosso del pezzo. Questo carbonio qua, attenzione, è diverso da questo, perché questo carbonio che partecipava alla reazione con la CO2 e ci dava il 2CO è il carbone di legna, sono pezzi sostanzialmente. Quest'altro carbonio qui che ci proviene dalla decomposizione della monossido di carbonio, 2CO che ci dà C più CO2, questo carbonio qui anzitutto si forma a ridosso del pezzo da cementare, ed è un carbonio atomico assolutamente molto reattivo, che si adsorbe sulla superficie del nostro pezzo e grazie alla scarsa quantità di carbonio presente nel nostro acciaio inizia a penetrare all'interno. Se noi prendessimo un pezzo con elevato tenore di carbonio, il carbonio non potrebbe entrare perché ce ne sta già troppo, l'attività del carbonio nel metallo sarebbe troppo alta. Quindi diciamo che 0,2 diventa un limite appunto per evitare, per avere questa diffusività del carbonio all'interno. Il carbonio penetra nel ferro gamma, perché il ferro gamma, l'austenite, non è ferro gamma, scusate, ferro gamma sarebbe il ferro puro, penetra nell'austenite. Vi ricordo che l'austenite è caratterizzata da un reticolo cubico facce centrate, che di per sé ha una bassa diffusività, ricordate? Perché è compatto, però c'è un'elevata solubilità, quindi noi, a quella temperatura, il carbonio diffonde con una certa difficoltà, ma riesce a prenderne parecchio. È il motivo per cui dobbiamo stare per forza sopra la CO3 e non possiamo fare solo una parziale austenizzazione. Se noi facessimo una parziale austenizzazione, noi avremmo, per esempio con una austenizzazione a temperature comprese tra CO3 e CO1, noi avremmo a quella temperatura ipotetica alcuni grani di austenite e altri grani di ferrite, giusto? Perché sopra CO1 cancelliamo tutta la ferrite presente e abbiamo un miscuglio di ferrite e di austenite. La ferrite e l'austenite hanno proprietà fisiche molto diverse. La ferrite ha un'elevata diffusività ma una bassa solubilità. L'austenite ha un'elevata solubilità ma una bassa diffusività degli elementi chimici, in particolare il carbonio in questo caso. Quindi vorrebbe dire che cosa? Che il carbonio, laddove trova un grano di ferrite, ci passa velocemente ma non riesce a fermarsi perché non trova posto. Vediamo di una specie di anima questo carbonio.
Nell'austenite invece va lentamente, ma trova un sacco di posto, riesce a posizionarsi e non gli importa un fico secco di muoversi ulteriormente, perché si muove, quando io dico diffusività più bassa, 3-4 ordini di grandezza più in basso, cioè va 1000 volte, 10.000 volte più lentamente. Stessi discorsi sono più o meno per quanto riguarda le solubilità, al contrario ovviamente, d'accordo? Quindi capite bene che è importante essere in fase completamente austenitica, perché se no, altrimenti, se avessimo anche dei grani ferritici, noi consentiremmo al carbonio di andare più avanti, ma quel grano alfa non conterrebbe carbonio. Poi inoltre, attenzione, se noi per esempio facciamo da questo insieme a 900-950 gradi, lo temperiamo direttamente, l'abbiamo detto si può fare, i grani austenitici si temprano, quelli ferritici no. La ferrite è ferrite, non potete temprarla la ferrite. Non ha alcuna trasformazione allotropica che può essere sfruttata per la formazione martensite. Quindi in realtà voi raffreddando violentemente un oggetto parzialmente austenitizzato avreste problemi e per il contenuto di carbonio assolutamente disomogeneo da punto a punto e per il fatto che i grani ferritici non sono temperabili. D'accordo? La durata sono circa 2, 3, 4 ore, insomma, è una durata abbastanza breve, non è particolarmente prolungato, però è abbastanza lunga. Cementazione liquida, in questo caso abbiamo un bagno di salifusi costituito da un miscuglio molto simpatico del 20-50% di cianuro di sodio, 40% di carbonato di sodio e carbonato di bario, cloro di sodio e cloro di bario. Temperatura leggermente più bassa, essendo un bagno liquido riesce a rimescolare molto più rapidamente, la durata è un po' più breve. Qual è il grosso difetto di questa procedura? Giocate con i cianuri, capite bene, un impianto di bacianuri, un impianto che avrà un'ispezione della ASL ogni 2 giorni, problemi di sicurezza molto elevati, insomma, oggettivamente ne deve valere veramente la pena gestire un impianto a cianuri, insomma, non è proprio, a parte che avete una causa di servizio per malattie ogni 2 giorni, cioè, tutta una serie di rogne che assolutamente vanno evitate, a meno che poi non ci siano fortissime motivazioni a livello di rendimento, a livello di specificità tecniche. Ultimo nella sequenza è la cementazione gassosa, dove avete appunto un gas che va a essere utilizzato come elemento cementante, per esempio il metano, per esempio il propano, ad alta temperatura si decompongono formando carbonio che viene assorbito e penetra, nel caso del propano si forma metano eccetera e vanno a decomporsi anche questi qua a formare sempre carbonio e idrogeno. Notate la formazione di idrogeno, anche qui un'atmosfera gassosa con l'idrogeno presente ad alta temperatura è pericolosa, per cui qui, anche qui abbiamo a che fare con un impianto, non che quella solida non sia pericolosa, ma questo è particolarmente pericoloso e possiamo avere particolari problemi. Qua vediamo l'evoluzione dello strato cementato nel suo spessore per 3 differenti temperature con l'evoluzione della durata. È chiaro che tanto più è lungo il processo di cementazione, tanto più profondo sarà lo spessore cementato, tanto più è alta la temperatura di cementazione, tanto più la pendenza sarà elevata. È chiaro che poi dobbiamo avere il giusto compromesso sia con il rendimento del processo di cementazione, che noi vogliamo breve perché ci costa stare a 950 gradi, 900 gradi, ma attenzione, poi dobbiamo avere anche la accortezza di non ingrossare eccessivamente il grano austenitico, altrimenti il risultato a valle del trattamento termico che seguirà potrà essere pessimo perché avremo grani troppo grossi e quindi una fragilità dello strato cementato troppo elevata. Non ci scordiamo, noi vogliamo dallo strato cementato un'elevata resistenza a usura, ma vogliamo anche che sia resistente, perché non vogliamo che si scaglia, resista a usura ma si rompe come se fosse vetro, non c'è alcun senso, insomma, d'accordo? Prego. Niente, è un modo per indicare il fatto che il carbonio va a finire nell'austenite. Solo questa è una modalità, questa qui, d'accordo? È un carbonio che va a finire dentro l'austenite, non trovo un modo migliore per scriverlo, l'ho scritto così, ma è solo una forma compatta, insomma. Domande? Parametri che influenzano la penetrazione del carbonio. Ovviamente la composizione chimica dell'acciaio, ovviamente la temperatura e la durata del trattamento e ovviamente le sostanze cementanti. Per quanto riguarda la composizione chimica dell'acciaio, la cementazione è favorita dagli elementi che formano carburi, perché chiaramente se si formano carburi, i carburi aumentano notevolmente la durezza del nostro pezzo e il pezzo è più duro che rispetto a un acciaio che non abbia appunto questi elementi all'interno. È ostacolato dagli elementi che formano soluzioni solide perché questi elementi, non formando carburi, non vi consentono di avere uno strato cementato duro, o meno duro quanto vorreste sostanzialmente. Tipicamente abbiamo a che fare con un tenore di carbonio
inferiore allo 0,2. Il carbonio, qui è un po' equivoca questa frase, più che penetra meglio, viene solubilizzato meglio, perché penetrare sembra quasi la parte diffusiva, no, la diffusione è peggiore. Penetra meglio vuol dire che viene solubilizzato meglio nel ferro, nell'ostenite. Per quanto riguarda il manganese è un elemento sempre presente negli acciai, non ci sono acciai che non hanno il manganese. Su questo ci sono indicazioni intorno allo 0,4%, anche se su qualche testo potreste trovare anche fino al 2%. Io vi consiglierei di stare il più bassi possibile. Quando vedete un manganese in un acciaio di cementazione molto elevato, preoccupatevi. C'è un'esperienza molto netta riguardante acciai autarchici di produzione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, acciai che appunto tolsero il nickel e misero il manganese, in quanto il manganese, come scopriremo più avanti, ha per molti aspetti un comportamento simile al nickel, costa però molto meno ed è molto più diffuso. L'unico problema è che però il manganese può dare grossi problemi nella fragilità del nostro acciaio per quanto riguarda lo strato cementato, e quindi diciamo che attualmente viene posto a valori piuttosto bassi. Quindi vediamo delle note dentate con la morfologia della zona cementata. Qui vediamo la simulazione dell'evoluzione del nostro strato cementato nel tempo, ovviamente un tempo accelerato, qui 1:30, 1:40, 1:56. Là a sinistra vedete le condizioni adottate per questo processo di cementazione, è una simulazione ma basata su dati reali, quindi abbastanza realistica. Notate che partendo da una concentrazione superficiale pari a 0,7, scusate, dell'acciaio pari a 0,15, arriviamo a valori anche abbastanza alti, quasi ho detto idici, insomma, o se non ho detto idici. Se vediamo più simulazioni insieme, vediamo qua, cambiando la temperatura da sinistra a destra, cambiando il tenore di carbonio dall'alto verso il basso, vediamo un'evoluzione molto differente. E quindi capite bene quanto possono essere critiche le condizioni di cementazione e le composizioni chimiche del nostro acciaio a livello di risultato. Queste sono simulazioni assolutamente basate su dati reali, per cui assolutamente vedete bene che il risultato finale può essere anche molto diverso, cambiando poi di non moltissimi parametri che stiamo utilizzando a livello sia di condizioni di trattamento termochimico di diffusione che di composizione chimica del nostro acciaio. Va bene? Cosa fare col pezzo cementato? Beh, il pezzo cementato anzitutto è un pezzo che per il momento è caldo, cioè è un pezzo caldo che è rimasto in questo bagno di cementazione per un po' di tempo. Possiamo fare diverse cose. Una di queste, potremmo non essere dotati del sistema per fare trattamenti termici, può capitare, e oppure voler delegare qualcun altro per qualche motivo a effettuare il reale trattamento termico finale, e quindi praticamente lo si fa raffreddare un po' come viene, sostanzialmente, in aria tranquilla, quello che vi faccio, dipende dalle specifiche del nostro oggetto. Oppure si può fare la cosiddetta tempra diretta, perché di fondo, scusatemi, noi ci troviamo sopra circa 3. Perché perdere calore facendo raffreddare un po' come ci pare, quando possiamo già sfruttare questo per temprarlo? Mi sembra lecito, ed è infatti quello che viene spesso, molto spesso fatto. Nella tempra, attenzione, che abbiamo però un problema legato al fatto non solo di avere una storia termica differente tra cuore e superficie, ma attenzione, praticamente di avere anche due acciai differenti tra cuore e superficie, perché il cuore è più povero in carbonio rispetto alla superficie. Se ci ricordiamo l'effetto di tutti gli elementi di lega, fra cui anche il carbonio ci sposta verso destra e verso il basso le curve CCT. Quindi noi non solo abbiamo una differente storia termica fra cuore e superficie, ma abbiamo anche una curva CCT differente fra cuore e superficie. Vediamo un po' quello che succede raffreddando un oggetto, per esempio un cilindro, quindi vedete una sezione, dal bagno di cementazione. Un cilindro cementato, quindi con uno strato superficiale più ricco in carbonio, con uno strato, un cuore, un nucleo invece più povero, cuore e nucleo che hanno storie termiche differenti, le vediamo qua tracciate. Qui abbiamo una linea mediana che ci rappresenta appunto la curva media di tutti i trattamenti termici. Ovviamente quella più lenta, quella più a destra, è quella relativa al cuore, quella più a sinistra è quella relativa alla superficie. Le linee blu sono quelle relative al nostro acciaio, le curve di trasformazione relative al nostro acciaio, dove? Nel cuore, perché è quello più povero in carbonio e quindi abbiamo le curve più spostate verso sinistra e verso alto. Le curve rosse sono quelle relative al nostro acciaio superficiale, quello più ricco in carbonio.
raffreddando, che succede? Raffreddo, le prime curve che intersecano sono, vabbè, a parte che possiamo intersecare un pezzo di naso, ma ci interessa relativamente perché siamo nel cuore, ma comunque in pratica noi tutta la trasformazione relativa al cuore del pezzo ce l'abbiamo in questo intervallo qua. Almeno parzialmente abbiamo la formazione di martensite. La formazione di martensite implica un aumento di volume specifico. Il cuore del pezzo vuole aumentare un po' di volume rispetto alla dimensione media dell'intero pezzo. Ricordatevi sempre che per la condizione fondamentale di contiguità fisica tra le varie parti, noi possiamo avere questo pezzo che si sta raffreddando, allungamenti e accorciamenti complessivi, ma non possiamo tollerare dilatazioni differenziali fra il cuore e la superficie tali da avere il distacco, se no il pezzo è rotto, d'accordo? Questa è una condizione fisica che noi dobbiamo imporre, non perché non possa avvenire l'altro caso, ma se avviene il pezzo va rottamato, perché è rotto, d'accordo? Se cuore e superficie si staccano, sono rotti, non può essere accettato. Nell'ipotesi quindi che ciò non avvenga, noi avremmo durante il raffreddamento, che il cuore vorrebbe essere un po' più lungo, la superficie dovrebbe essere un po' più corta perché solo il cuore si sta trasformando in martensite o almeno parzialmente in martensite, ma abbiamo che questo cuore non può allungarsi come vuole, insomma si induce uno stato di compressione nel cuore e di trazione sulla superficie. Questo nella prima parte di raffreddamento. Nella seconda abbiamo che ormai il cuore è completamente trasformato e la superficie inizia la sua trasformazione nell'intervallo M con S e M con F. In questo caso, durante questa fase, è la superficie che vorrebbe diventare più lunga grazie alla trasformazione con aumento specifico di volume rispetto al cuore, ma non può perché c'è il vincolo della contiguità fisica fra cuore e superficie, il che impone una lunghezza media sempre uguale fra i vari pezzi, e quindi questo indurrà uno stato di compressione sulla superficie che, data la condizione che abbiamo già visto l'altra volta, la sommatoria delle sigma sul nostro pezzo deve essere nulla, implicherà un leggero stato di trazione residuo nel cuore del pezzo. Le aree qui devono essere uguali, quindi in realtà c'è uno stato di compressione molto forte sulla superficie e uno stato di trazione piuttosto blando nel cuore del pezzo. Ma attenzione, questo non è negativo. Cioè, grazie al fatto che cuore e superficie sono caratterizzati da composizioni chimiche differenti, ci troviamo al termine del trattamento termico di tempra a valle della cementazione con uno stato di compressione superficiale che, vi ricordate, era una cosa che noi apprezzava, ci aumentava la resistenza a fatica del nostro pezzo ed è quello che poi realmente avviene su un pezzo cementato. Noi questo lo facevamo, indurivamo superficialmente inducendo uno stato di compressione nel caso per esempio della pallinatura, della sabbiatura, cioè di tutte quelle deformazioni plastiche, tutte quelle deformazioni plastiche localizzate sulla superficie. Perché questo? Perché se c'è uno stato di compressione sulla superficie, io vi ricordo che nella maggior parte dei casi è proprio la superficie quella più sollecitata, per esempio a flessione o a torsione. Cioè, c'è una condizione interna di compressione, io prima che riesca a sollecitare attrazione devo superare quel carico e quindi il mio pezzo è maggiormente protetto. Infatti un pezzo cementato resiste maggiormente a fatica di un pezzo non cementato. Un problema però, voi dite allora tutto quanto è perfetto, non è esattamente così. Perché? Perché proprio il discorso della differenza tra cuore e superficie può a volte implicare dei problemi a livello microstrutturale e cerchiamo di capirli. Questi problemi si hanno laddove la differenza fra il tenore di carbonio fra cuore e superficie sia particolarmente elevato. Vi ho fatto qui un caso schematizzato in cui abbiamo un cuore allo 0, non mi ricordo, 0,1 per esempio, e una superficie perfettamente odontoidica. Schematizziamo questo caso qui dentro. Col puntino rosso vediamo le condizioni di trattamento termico ottimale. Cioè noi abbiamo cementato questo nostro oggetto, l'oggetto abbiamo cementato magari a 950 gradi e lo abbiamo raffreddato come ci pare, perché qui l'abbiamo in mano freddo. Dobbiamo ottimizzare su questo oggetto il trattamento termico, che è di tempra, giusto? Poi in realtà vedremo fra un attimo che più che una tempra è una bonifica, anzi una bonifica seguita da una distensione, ma per il momento occupiamoci della tempra. Benissimo, questo oggetto che è caratterizzato da una composizione chimica molto diversa fra quale superficie pone un problema. Qual è questo problema? Se questa qui indicata col pallino rosso è la temperatura ottimale di austenizzazione
della mia superficie, e questo pallino qua indicato con il rosso qui è la condizione di ottimale trattamento, di ottimale austerizzazione del mio cuore, quale temperatura di austerizzazione andrò a scegliere per effettuare il trattamento di tempra post cementazione differita? In questo caso, con una tale differenza fra le condizioni ottimali, l'unica scelta sarà la cosiddetta tempra doppia, ovvero effetto un doppio trattamento di austerizzazione. Con quale procedura? Vediamolo insieme. Si prende l'intero pezzo, voi non potete scorticare il pezzo e fare la buccia da una parte e qua dall'altra, quindi dovete ogni volta trattare tutto insieme, questo è il tempo. Prendete l'intero pezzo e lo austenitizzate nelle condizioni ottimali del cuore. Perché questo? Perché il trattamento a temperatura più alta. Quindi prendete l'intero pezzo e lo portate qua sopra. Voi state austenitizzando. Cosa ottenete là sopra? Otterrete una superficie con grana austenitica ottimizzata, ma un cuore, attenzione, che sarà stato austenitizzato con un delta T di temperatura di sovraostenizzazione molto elevato, 200 gradi, 250 gradi, il che vuol dire grana grossolana. Temprate, lasciamo perdere i problemi che abbiamo già visto prima, facciamo finta che non esistono. Se temprate, voi otterrete che cosa? Otterrete un cuore temprato in maniera ottimale e una superficie invece è stata sì temprata, lasciamo perdere eventuali problemi di tempistiche differenti, immagino sia stato tutto quanto temprato, un cuore completamente temprato ma che ha una struttura non ottimale perché proviene da una grana austenitica grossolana. A questo punto si procede a una seconda austenitizzazione, ma stavolta effettuata a questa temperatura qua. Il che vuol dire che cosa? Che sto austenitizzando in maniera ottimale la superficie. Che succede al cuore in questo caso? Il cuore vive questo trattamento termico come se fosse un forte rinvenimento. In pratica, facendo questo processo, io sto bonificando il cuore, riaustenitizzo in condizioni ottimali la superficie, dopodiché tempro e io ho bonificato il cuore e temprato la superficie. Dopodiché tipicamente si fa un rinvenimento a 100-200 gradi, notate bene la temperatura, questo rinvenimento è molto basso rispetto ai 600 gradi, abbiamo detto essere la temperatura tipica di un rinvenimento. Perché? Perché noi vogliamo che la superficie resti martensitica. In pratica abbassiamo un pochino, un po', giusto un po' la densità delle dislocazioni, abbassiamo giusto un po' le tensioni interne, ma il pezzo resta molto duro, è ancora martensitico completamente qui, non abbiamo decomposto niente, quindi noi otteniamo al termine di questa sequenza di austenitizzazione sopra la temperatura di austenizzazione del cuore, tempra, austenitizzazione a temperatura superiore a temperatura di austenizzazione della superficie, tempra, rinvenimento, anzi distensione a 100-200 gradi centigradi, otterremo un cuore bonificato, quindi nelle condizioni ottimali per poter resistere a sollecitazioni cicliche, urti, insomma a colpi dinamici, e una superficie molto dura, un po' distesa ma non troppo, molto dura, che resiste molto bene alla usura. Prego. So, se non avessimo fatto la seconda tempra, qual era la situazione della superficie? Beh, dunque, la situazione della superficie sarebbe stata praticamente una martensite che proveniva da una grana austenitica troppo grossa. Attenzione che poi, fra l'altro, noi comunque il pezzo solo temprato non potevamo utilizzarlo, dovevamo comunque bonificarlo e quindi avremmo comunque dovuto portarlo a 600 gradi, per cui avrebbe ottenuto, portandolo a 600 gradi per esempio, un cuore bonificato bene, ma una superficie con una struttura ferrito cementitica, ma con la cementite globulare molto grossa, assolutamente inaccettabile, per cui avrebbe avuto una condizione assolutamente inaccettabile che non poteva andare a reazione. D'accordo? Qualche domanda? Professore, ritornando alla cementazione, sì? Disegno la torrentata, la figura è una torrentata, la cementata. Noi abbiamo praticamente la pelle esterna è cementata. Sì. E il cuore è la parte più chiara. Sì. La parte più una zona di transizione. Sta passando da una struttura all'altra. Come l'hanno notato nelle simulazioni, guardi, la faccio rivedere, se ne parte una, faccio vedere una qualsiasi. Non è che c'ha partita sì. Uno scalino, ha un gradiente, per cui è chiaro che nel gradiente avrà una zona in cui c'ha un passaggio, una struttura, un'altra. D'accordo? In metallurgia non ci sono mai transizioni violente, per cui c'è sempre un passaggio in diretto graduale. Benissimo, 5 minuti.